L'affaire Calenda, lei come lo legge? Ma mi sembra di stare su scherzi a parte, ogni giorno cambiano idea, ogni giorno fanno un accordo differente, fanno, disfano. Non è un messaggio piacevole per i cittadini italiani che assistono a questi balletti, cambiano partiti, cambiano alleanze, un giorno dicono una cosa, il giorno dopo l'esatto contrario, un giorno esaltano un'alleanza col PD, poi un giorno la condannano, poi si litigano fra di loro. È veramente agli italiani credo che interessi sapere cosa le forze politiche intendono fare dopo il 25 di settembre, qual è l'idea d'Italia, qual è il governo che intendono, cosa intendono fare i partiti per guidare il nostro paese fuori dalle difficoltà che ha, cosa vogliono fare per aumentare il potere d'acquisto degli stipendi, cosa intendono fare per cercare di ridurre il prezzo delle bollette, cosa intendono fare per risolvere il problema dell'approvvigionamento energetico, cosa intendono fare per i giovani, per i pensionati, per gli anziani, questo è il tema. Se parlare di temi concreti invece che solo di alleanze, invece si sta parlando quasi solo di alleanze, peraltro insomma comunque nel centrodestra, no, che piacciono o meno delle proposte sono arrivate, insomma, anche perché voi avete risolto molto prima il discorso delle alleanze, no? Quindi quello non è più un argomento all'ordine del giorno. Noi non stiamo litigando assolutamente, quindi... Non sembrava che fosse andata via la linea, no? Invece... No, dico, noi non stiamo litigando, noi stiamo lavorando per preparare un programma serio, per presentare candidati, una squadra di governo seria, credibile, affidabile, responsabile, questo stiamo facendo. Nei retroscena che si sono letti oggi, no? Rassegna stampa, pare che l'obiettivo di Calenda sia proprio quello di sottrarre voti a Forza Italia. Temete questo? Cioè che ci sia un elettorato moderato che possa lasciarvi? Ma guardi, noi non abbiamo paura di perdere consensi, anzi ne vorremmo acquistare in base alla serietà, alla credibilità, all'affidabilità. Noi non abbiamo cambiato alleanze ogni giorno, prima hanno fatto l'alleanza con l'Abbonino, poi l'alleanza con l'Abbonino è stata rotta, poi hanno fatto l'alleanza col PD, l'alleanza col PD è stata rotta, cioè le elogiano poi le cambiano. Cioè, io credo che i cittadini abbiano bisogno di avere degli interlocutori seri, credibili, affidabili, responsabili. Forza Italia è questo che è sempre stato e continuerà ad essere, poi ci sono pure persone che avranno le loro capacità, ma non possono... Quando si cambia posizione, si cambia partito, si cambia alleanza, 4 volte a settimana diventa un po' complicato. Senta, ieri ho visto, no? Tra l'altro questo è un argomento estremamente sensibile per Forza Italia, perché un governo Berlusconi cadde dopo una pressione quasi insostenibile sullo spread, no? Lo ricordiamo tutti, poi insomma arrivò Mario Monti. Ho letto tranquillamente questo titolo: la vera opposizione al governo di centrodestra la farà Moody's, che infatti ha già abbassato l'outlook, cioè le prospettive per l'economia italiana, no? Con la possibilità, secondo Moody's, se vince il centrodestra, che al momento nei sondaggi è estremamente favorito, l'economia italiana andrà peggio. Ecco, ma non è tremendo che sia che si metta come fatto quasi naturale che un'agenzia di rating possa decidere la politica di un paese sovrano? Ma assolutamente sì, l'Italia è un paese del G7, è un paese protagonista nell'Unione Europea, che ha un'economia reale, solida, una rete di 4 milioni di piccole e medie imprese, questa è l'Italia, quindi credo che noi dobbiamo assolutamente respingere al mittente le accuse, e mi pare sembrano anche valutazioni ingenerose, cioè, sono i cittadini italiani che devono decidere che governo vogliono. Detto questo, Forza Italia è una forza, ripeto, seria, credibile, affidabile, responsabile, che sul palcoscenico internazionale garantisce proprio queste caratteristiche al governo futuro di centrodestra. Ma è vero, e poi la lascio, è vero che ci sia stata un'offerta a Matteo Renzi per entrare nell'alleanza di centrodestra? Le porte di centrodestra sono spalancate, ma non è stata fatta nessuna offerta. Ah, perché insomma, anche Renzi ne ha parlato, insomma, quindi non... No, Berlusconi ha fatto un cenno, se è di centrodestra, sceglie di stare col centrodestra, ma
è un altro discorso, ma noi siamo una coalizione unita, sia pur differenziata, perché non siamo partiti diversi, siamo partiti che hanno idee e valori comuni, ma poi abbiamo la nostra identità, con toni diversi, con scelte diverse, questo sì. Senta, veramente l'ultima, quanta paura c'è dell'astensionismo? E quello è un tema importante, per questo dobbiamo essere credibili. E noi di Forza Italia stiamo lavorando sui programmi, sui progetti per essere credibili. Quindi quel modo migliore per attirare il partito del non voto è quello della credibilità. Ma perché nel centrodestra c'è più astensionismo che nel centrosinistra, secondo lei? Questo non lo sappiamo, dove l'astensionismo e l'astensionismo. Beh, no, dopo le elezioni di solito vengono fatti l'analisi dei flussi elettorali e viene fuori. Ma soprattutto al secondo turno il nostro elettorato si mobilita di meno. E come mai, secondo lei? Forse è una disaffezione, cioè il doppio turno non, è un elettorato diverso, che non forse è meno irrigimentato, meno questo. È un problema che dovremo porci, ma dovremo lavorarci proprio, ripeto, essendo credibili.